Rieccoci su Stivale Online, ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti, ovviamente contenuto di metà giornata, ho raccolto un altro po' di informazioni per voi. Chiaramente la situazione è ancora in stand by, perché come tutti sappiamo ogni giorno diciamo le stesse cose ed è l'unica cosa che possiamo fare, cioè andare nel merito e andare a essere più introspettivi nelle situazioni che accadono nella nostra Juventus a 360 gradi, visto che non si può parlare di mercato, non si può parlare di chissà che argomenti come potevamo fare una volta quando la nostra Juve era la vera Juventus e non l'Allegrentus, e quindi dobbiamo limitarci ad andare ad analizzare la situazione che è interna alla dirigenza e le possibili decisioni che devono essere prese a breve. Come stavamo dicendo, ogni volta l'ultima partita, anche col derby e col Milan dovrebbero essere due partite spartiacque, ma ogni volta ci svegliamo dopo queste partite facendo malissimo, magari anche pareggiando col Torino, perdendo male col Milan, e non cambia nulla. C'è una piccola differenza in questo momento, perché come dicevate anche voi nei commenti, a parte il discorso fatto anche da Bargigia, quello relativo al contratto di Conte, cioè Antonio Conte potrebbe venire e non beneficiare del decreto crescita. Entro il 31 ottobre lui, essendo stato 2 anni all'estero, può in qualche modo garantirci di snellire il suo costo a bilancio. È chiaro che la Juventus ha già pagato Allegri, quindi è già nel rosso, che verrà approvato appunto a inizio ottobre, sperando di togliersi di mezzo anche Pogba, 30 milioni risparmiati. E quindi io ripeto, bisogna vedere quanti sono i soldi per mandare via Allegri con questa penale. Se potessimo utilizzare i soldi di Pogba sarei contento, e a quel punto secondo me anche Elkan non storcerebbe il naso, avendo già l'allenatore pronto, che è quello che sembra. Addirittura, da quello che sembra trapelare dalle ultime fonti, addirittura Allegri ha già individuato l'allenatore che vuole che sostituisca la Juventus, lui, Conte. Quindi è d'accordo con la dirigenza, con Calvo e con Giuntoli, che l'ideale sia Antonio Conte. Non so quanto sia vero, perché io faccio fatica a pensare ad un Allegri che sia pronto a dare le dimissioni e a fare questo handover. Da quel che trapela sembra che lui non voglia licenziarsi o non voglia essere licenziato dalla dirigenza. Quindi evidentemente ha accordato qualcosa con Elkan, non lo so, arrivare fino alla sosta con la squadra comunque vicina alla vetta e nel quarto posto, e poi mollare la barca per non, diciamo, lasciarsi male con la dirigenza e chiedere questi milioni su milioni ad Elkan nel momento in cui c'è un bagno di sangue e bisogna andare a pianare il bilancio il prima possibile per rientrare nei parametri UEFA del settlement agreement e non arrabbiare oltre misura Čeferin. Vedremo quale sarà il responso. Però una cosa è certa: o la Juve fa questa mossa con Conte, quindi va su un top allenatore e non, diciamo, trova le vie di fuga come Tudor e altri, oppure rischia che salti questa possibilità del decreto crescita e si slitti più avanti, e poi Conte ti costa 10 milioni o di più, perché Conte chiede un ingaggio da top, ricordiamoci cosa prendeva al Tottenham, penso 15 milioni, però i risultati li porta. Quindi dico io, se noi vogliamo veramente puntare allo scudetto e alla Coppa Italia già da adesso, mandando via Allegri nella sosta delle nazionali, riusciremo sicuramente a trovare il bandolo della matassa. Ora però resta da capire come mai Giuntoli, quando fa trapelare i nomi che insomma lo attizzano per il mercato, nomina sempre giocatori che secondo me sono stati diciamo richiesti da un altro allenatore, perché non combaciano con le direttive di Allegri. Tant'è che basta vedere l'ultimo mercato che abbiamo fatto: al di là dei soldi che non potevamo spendere, Giuntoli ha preso UEA, e alcuni dicono addirittura che l'avesse preso Manna, quindi Giuntoli arrivando dopo non aveva scelto l'UEA. Però di sicuro non è un giocatore scelto per Allegri, perché come avete visto è stato bocciato da Allegri, l'ho messo nelle retrovie, gli ha preferito McKennie, quasi come a fare uno sgarbo a coloro che hanno silurato Allegri virtualmente, l'hanno fatto da parte, come separati in casa, che continua a prendere il suo stipendio ad allenare la Juve, e però come avete visto ha dato proprio uno schiaffo di sfida come un guanto, cioè mettendo McKennie fuori ruolo pur di non schierare UEA, che è stato scelto per un altro allenatore. Poi mi vorranno dire l'opposto? Dicono pure l'opposto. Però perché non gioca UEA? Perché non gioca Nicolussi Caviglia? Adesso addirittura viene schernito da alcuni giornalisti, avete visto benissimo cosa è successo, nonostante secondo me sia un giocatore che merita di fare qualche minuto e diciamo staccare il biglietto di presenza alla Juventus, perché secondo me ha le qualità per fare, diciamo, uno dei 5 di centrocampo del 3-5-2. Però detto questo, ecco, chiudiamo questo discorso, perché io dico non è possibile non fare questo cambiamento in questo momento qua, perché o lo fai subito oppure ti ritrovi veramente con l'acqua alla gola, perché come avete visto ad Allegri non interessa se la proprietà gli dà dei giocatori funzionali
a un altro allenatore, lui non li usa, lui non li mette in campo, quasi come a sfidare, no? La dirigenza, tutto lo spogliatoio e i dirigenti che gli hanno preso quei giocatori. Quindi, secondo me, i nomi di Cup Miners, anche Berardi, Lukaku, lasciando stare Morata che lo voleva lui, Kessié, Castagne, adesso David, che è stato individuato come sostituto numero uno di Vlahovic, se dovesse partire a gennaio, visto che continuano a farsi avanti questi problemi della pubalgia, della lombalgia e tutte queste cose qua, sono tutti nomi di un altro allenatore. Quindi ripeto ragazzi, o ci stanno prendendo in giro e i giornalisti ricamano apposta per fare notizia, oppure qualcosa di vero dietro le quinte c'è. Quindi a me viene da pensare che Giuntoli e Calvo lo hanno già fatto fuori virtualmente e stanno solo aspettando di capire cosa vuol fare Elkan. Hanno il benestare di Scanavino e Ferrero, però Manna e Cherubini vorrebbero tenere Allegri. Quindi si è creata questa spaccatura da questo punto di vista. Non so il motivo per cui Manna e Cherubini siano così legati ad Allegri, non riesco a capire il motivo, se anche loro sono stati abbindolati, comprati, circuiti, non lo so cosa sia successo, sono tutte ipotesi, però finché non c'è un board dirigenziale tutto che rema dalla stessa parte, sarà complicato liberarsene. Ecco, ripeto, volevo fare questo video proprio per parlare delle ultime notizie clamorose che sono trapelate, perché questa è una notizia incredibile, cioè il fatto di sapere che comunque c'è una parte di dirigenza che già ha il nome dell'allenatore pronto, si sta solo aspettando che tutti siano d'accordo. E quindi ripeto ragazzi, Weah è un giocatore scelto per il prossimo allenatore, chiaro e tondo. I nuovi nomi che sono spuntati sono tutti nomi per pro nuovo allenatore, giochista, propositivo, uno che fa una preparazione atletica decente e che punta a dominare le partite. E a me viene in mente soltanto Antonio Conte. Quindi ripeto ragazzi, vediamo il da farsi, non posso darvi ancora delle certezze, però era doveroso secondo me andare a diciamo vivisezionare le notizie che stanno uscendo, perché è inutile continuare a parlare soltanto di calcio giocato in un momento in cui non stiamo giocando, in cui c'è la Champions League, quindi giocano le altre e noi stiamo soltanto aspettando di preparare al meglio la partita in settimana per presentarci all'Allianz Stadium sabato contro il Toro nel derby della Mole, augurandoci che Juric si faccia imbigliare come di solito fa lui e soccomba sotto i nostri colpi. Detto questo, ecco, ditemi cosa ne pensate anche voi nei commenti, perché la situazione è molto molto contorta. Come vi stavo dicendo anche nella parte riferita a Vlahovic, la Juventus si libererà di lui solamente se a gennaio ci sarà una buona offerta. Dicono che il Chelsea sia pronto adesso a mettere sul piatto 60 milioni, non so se questo sia vero, però se alla Juve arriverà un'offerta buona, consona, visto gli acciacchi di Vlahovic, visto che secondo me andando in Premier con degli allenatori decenti, dei preparatori atletici e medici decenti, Vlahovic tornerà in piena forma e farà il ruolo di finalizzatore, senza dover fare il terzino, il mediano, recuperare la palla dietro la linea della porta. Insomma, capite anche voi che c'è tanto di cui parlare, c'è tanta carne al fuoco. Vedremo a gennaio se c'è questa chance per piazzare Vlahovic, oppure anche qui sono voci di corridoio e rimarrà comunque alla Juventus. Però capisco anche lui, perché ogni volta continua a avere dei battibecchi con Allegri, così come Chiesa, Milik, li ha avuti anche Nicolussi evidentemente, Fagioli di sicuro non è contentissimo dell'allenatore, Gatti secondo me ha avuto dei diverbi, Szczęsny ha avuto dei diverbi dopo gli errori appunto col Sassuolo, è uno spogliatoio spaccato. Quindi ragazzi, io prego veramente il cielo e il Padre Eterno che qualcosa accada, secondo me l'unico modo per farci sentire è non andare allo stadio, lasciarlo vuoto, ma questo purtroppo non accadrà, perché ci sono 16.000 abbonati più tutte quelle famiglie, quei ragazzi che vogliono farsi selfie e ritrarsi con i giocatori, quindi io penso proprio che da punto di vista non riusciremo mai a trovare una sistemazione. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Wall 11, qua sotto il link in descrizione. Stamattina ho pubblicato l'estratto riferito a Atalanta-Juventus 0-0 con i ragazzi della Babbo TV. Oggi vi posterò anche Inter e Milan, oppure vedrò se Milan e Napoli. Adesso vedrò un attimo, comunque ho altri tre contenuti importanti. E scrivetemi su Facebook in privato, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto ragazzi!